sono alcuni che vengono dall'Italia, forse arrivano 5 minuti dopo. Oh,
Chi fermerà il turbine della mente? Che continua ad agitarsi e a creare vortici e immaginazioni su ciò che pensi di essere? Tutto questo deve tornare alla sponda del cuore. È lì che la mente si ferma, è lì che trova riposo, è lì che l'infinito cercare si ferma. Ciò che credi di cercare in questa vita e ciò che davvero stai cercando. Ciò che davvero stai cercando è questo. Quando lo rammenti, allora qualcosa in te si rilassa, si apre. Senti che una nuova direzione viene presa. L'amore che cerchi, la verità, la libertà che cerchi e che ti appartengono di diritto perché sono tue, sono qui quando accade quella rinuncia a ottenere da questo gioco in movimento di energia che è coscienza una conferma di te. Quel distacco è un sublime dono d'amore, all'amore stesso. Come accadrà? Attraverso il vivere, attraverso il soffrire, attraverso il tormentato cercare di attaccarsi a esperienze in continuo movimento. L'amore che muove la nostra vita. In ogni momento porta le persone giuste, le esperienze giuste, le malattie giuste, le perdite giuste, i lutti giusti, le prove giuste e appropriate per te. E tutte le volte, senza chiedere nulla, ti invita. Ti invita
a riposare sulle sponde del cuore e guardare il fiume stesso della vita, non più cercando di attaccarti a queste correnti in continuo movimento o di contrastarle, bensì lasciandoti bagnare e lasciando andare. Quello che verrà lavato via con un'incredibile intelligenza è proprio quell'immagine che hai costruito di te e che così ostinatamente difendi attraverso il tuo volere avere ragione, volere ottenere un riconoscimento, volere essere amato o visto o voluto. La vita ci invita in ogni momento a riposare su questa sponda del cuore. A un certo punto ascoltiamo questo invito. Se questo accade anche solo per un istante, qualcosa in noi cambia per sempre. Conosciamo improvvisamente che c'è un altro modo di vivere, che non dipende da quello che accade nella nostra vita, assolutamente. È indipendente dalle condizioni del nostro vivere. Om Mani Padme Hum, recitavamo prima, in quel canto con Desiree, c'è un gioiello nascosto in te, è il tuo cuore, è la coscienza divina che è in te. E questo gioiello è in ogni forma, sia in coloro che rispetti, che stimi, che ami, che ammiri, sia in coloro che disprezzi, che giudichi, che desideri allontanare dalla tua vita. In tutte queste forme c'è questo gioiello, questa bellezza. La gratitudine, il voler trovare il bene, il buono in ogni cosa, la fiducia nella vita, l'umiltà, l'apertura, lasciare andare le proprie opinioni per non ferire il cuore di qualcuno che magari non è ancora pronto a sentire quello che abbiamo da dire. Tutte queste qualità, il coraggio di attraversare le avversità nonostante la paura, il coraggio di avere paura, tutto questo, tutti questi sono strumenti, sono doni importantissimi. E in ogni momento della tua vita tu puoi trovare questi strumenti, in ogni momento della tua vita, al di là di quello che sta accadendo, per esempio. Puoi essere grato, grato della luce del sole che tocca le piante, grato dell'aria che passa tra i tuoi capelli, grato del tuo respiro che riempie i polmoni. Puoi essere grato di essere vivo. E se questo piccolo spiraglio di gratitudine entra nella tua vita, si spalancherà un'energia d'amore ininterrotta, che inonderà tutto di te. Quel coraggio che pensi di non avere,
solo perché c'è tanta paura o ansia o preoccupazione. Comincia da lì. Comincia ad avere il coraggio di riconoscere che c'è quella paura. E già qualcosa si aprirà, si renderà disponibile, possibile per te. Quando sembra che non ci sia nulla di bene o di buono nella tua vita, o in coloro che sono intorno a te, che ti circondano, comincia da lì. Comincia dal dire: so vedere quanto sarebbe bene per me trovare il buono e il bene in questo. Anche se ora non lo vedo, aspiro a farlo. Questo sarebbe bene per me. E già una luce, anche se piccolissima, penetra la tua corazza egoica. Basta molto poco. Tutto l'universo sta solo aspettando che tu dica sì. E quel sì, anche se è sommesso tra un singhiozzo e l'altro di un ego che lotta, ha la forza di muovere montagne. Perché quel sì non viene detto da una persona. Quel sì viene detto dal tuo vero sé. E tutto l'universo, come dice Battiato, obbedisce all'amore che sei. Quando vuoi, lentamente, apri gli occhi. E possiamo continuare da questo discorso iniziale per un momento, con domande. E poi proseguiremo ancora. Grazie. Desiree, possiamo alzare un po' il serrando? Si può? Un pochino? Grazie. Posso anche fare le luci? Sì, ho anche la luce naturale più bella. Se non è difficile, se è difficile non importa. No, è facilissimo. Vai, apri tutto. Grazie. Sfine. Che panorama meraviglioso. Grazie. Bene. Questa è solo un'introduzione. E prima che io vada avanti, vorrei che se qualcosa su quello che è stato detto, ma soprattutto quello che hai sperimentato direttamente, perché non è nella comprensione quanto nella sperimentazione diretta che noi progrediamo spiritualmente. Comprendete? Grazie. Se volete, potete chiedere. Questa frase di Battiato: tutto l'universo obbedisce all'amore. Ho usato questa frase con un gruppo di meditazione dove a rotazione portiamo durante un mese questa frase. Però io davvero non lo so, quando è la mia testa o quando è l'essenza. Cioè mi sembra di percepire cosa è questa cosa e forse lo percepisco e lo vivo solo quando sono quella cosa.
Però che ti ascolto parlare, ogni tanto ho la testa che si immagina come stare sul bordo di un cuore. Cioè, ogni tanto ti sembra proprio di essere lontano mille miglia da tutto questo. Noi viviamo ogni istante sull'orlo dell'eterno, non trovi? Sì. Dove è andato un istante fa? E dov'è quello che deve venire? Da qualche parte. Cosa accade quando sei qui, con tutta te stessa? Prova, sperimenta. Ora così mi viene a dire sono qui, basta. Cioè, come se sono dentro un flusso, sono... Non sono, sono... E non so come dire. E cos'è che è cosciente di questo flusso? Ti risponderei che è qualcosa che sta dietro di me. È un'intuizione, ma non è un'esperienza la tua. Sì. È la tua mente che intuisce che esiste qualcosa di precedente al flusso della mente e al flusso della vita, che è una cosa sola con la mente. Non c'è la tua mente, il tuo corpo e la vita, è un unico flusso di percezioni. E la mente intuisce che esista qualcosa in te che è precedente a questo. Giusto? Sì, assolutamente. Ora, invece che usare la tua mente, quindi l'intuizione, per cogliere questo, guarda, che cosa in te è cosciente? Devo rispondere? Sì, ma guarda, rispondi dopo aver guardato. Che tu sia cosciente è un fatto, sei cosciente di questo fiume, ma cosa in te è cosciente? Io non lo so spiegare parole. Non lo spiegare con le parole. Prima sperimentalo, perché lo stai ancora guardando con la mente, non lo stai sperimentando. Il cuore non è un organo o un sentimento o un'emozione. Ciò che io chiamo cuore è la sede della coscienza. Non solo io lo chiamo cuore, anche Ramana Maharshi e altri maestri. Anche Nityananda parla del cuore. Allora, quando dico, è ovviamente una figura retorica, guardare dalle sponde del cuore il fiume dell'esistenza. Sto parlando dell'essere testimoni, coscientemente della vita. Se noi rimaniamo sulle sponde del cuore, se rimani cosciente di te, testimone di te, è possibile che tu venga preso oltre quel testimone, perché in quel testimone tu non vedi il sé, ma il sé riflesso nella vita.
Quando sei testimone, tu vedi il sé che agisce nel mondo e ne contempli l'agire. Dunque stai guardando nello specchio della mente, dallo spazio di testimonianza, che è il senso di esistere, che è la coscienza, che io sono, la vita stessa. Ma ciò che si riflette nella vita, che è il sé stesso, non ha forma, non è coglibile dai sensi né dalla mente. Quindi cosa accadrà? Se cerchiamo definizione di noi nello specchio, quello stesso desiderare di trovare un'identità nella vita creerà quelle false identità. Perché è uno specchio. Ed è solo quando ci fermiamo semplicemente a osservare, un fermarsi in cui non c'è un qualcuno che si ferma, ma è un essere coscienti di ciò che in noi è cosciente, quindi andare in un testimone, che allora quei tentativi di ricerca cessano, di ricerca di identità nella vita. E il fermarsi di questi tentativi calma l'agitazione che vedi nello specchio. Se lo specchio diventa perfettamente limpido e immobile e non c'è più movimento, quel fiume agitato diventa così trasparente che è possibile che il cielo ci si rifletta dentro. E allora è possibile che tu colga il riflesso vuoto di te. Grazie. Capisci? Sì. Questo è risveglio. Allora vedi che mai eri davvero nel gioco della vita, che non c'era nessuno che stava cercando, non solo che non c'era niente da trovare, ma non c'era nemmeno nessuno che stava cercando. È che tu eri già qui sempre, oltre tutto il gioco dell'esistenza. Quella è la fine della paura, è la fine del me. Ma tutto parte da questo sapersi sedere, in mezzo a tutto quel movimento, in mezzo a tutta quell'agitazione, quella ricerca, quell'anelito. E nel cuore restare in ascolto. Più chiaro ora quello che volevo dire. Vedi, prima di andare nell'esperienza di tante cose, noi avremo un'idea di queste cose. Quindi nel seguire questa idea potremmo confondere ciò che pensiamo che sia vero con l'essenza che quelle parole indicano. Per esempio, io potrei pensare di sapere cos'è l'amore, ma la mia idea sull'amore non è l'amore, perché l'amore non ha né destinatario né mittente, non ha né soggetto né oggetto, non è affatto un sentimento, capisci? Sentimenti, tutto accade nell'amore. Quindi se io dico voglio obbedire all'amore,
Magari penso di stare facendo questa cosa, ma non è affatto quello. L'amore incondizionato è scioccante per la mente, perché include tutto, tutto, l'assassino, lo stupratore, il truffatore, il venditore d'armi, il politico imbroglione, il falso guru, l'amico che ti tradisce, il marito che ti tradisce e così via, tutto. Alla mente non piace il vero amore, capisci? Non lo vuole, dice, ma non sono pronto, sarà vero, non è per me. Capisci? Quindi, io uso delle parole, in realtà non uso niente, sono usata, ma parole vengono usate come amore, o cuore, o coscienza. E di tutto è stato scritto su queste parole, e tutto noi possiamo immaginare, ma è solo se andiamo nell'esperienza. Queste parole sono, come dicevo prima, come un vento. Se creano in te un tremito, una possibilità, segui quello e guarda dove ti portano. Hanno mutato il tuo stato interiore di coscienza? Sei lo stesso di prima? È più importante notare dove ti hanno portato che non che cosa hanno detto. Perché quello che è stato detto è lettera morta, non conta più. Il grandissimo Nityananda, che io guardo sempre quando mi siedo qui a insegnare e gli chiedo protezione, è lì sopra di te. Parlando con Muktananda, il suo discepolo e poi guru, e diciamo quello che ha portato avanti la tradizione del Siddha Yoga, in quel particolare aspetto naturalmente, gli diceva: perché leggi Veda? Muktananda andava su e giù con il Veda sotto braccio e diceva: polvere, polvere, polvere dei Veda, che ovviamente è come dire polvere della Bibbia, no? Per noi cristiani. Perché? Perché non è nella parola il significato. Il significato di queste parole non può essere conosciuto nelle parole stesse. Dunque le parole sono solo delle frecce che ti portano verso il significato, che non è traducibile nella mente. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo cosciente, usiamo questa espressione che non è precisa ma si avvicina, di poter restare testimoni di ciò che in noi accade quando un insegnamento ci viene dato. Dobbiamo essere più curiosi dello spostamento che avviene in noi che non del significato mentale di quelle parole. Perché il vero significato non sarà nelle parole. Se io dico poltrona, bicchiere d'acqua, stanza, queste cose sono forse nelle loro parole? Se lo dicessi in 10 lingue diverse, descriverei davvero questa poltrona, questo bicchiere d'acqua e questa stanza? No, non lo farò. Ma se resterò presente, percettivamente aperto, in ascolto di queste esperienze, avrò la possibilità, a un certo punto, di una connessione intima nel mio essere, con ciò che sembra esterno a me. Ma lo sguardo deve essere interno. Quando dico interno, non è un'autoanalisi psicologica di noi. Anche questo non serve a niente. Quando io dico interno, intendo che tu sia cosciente di ciò che in te è cosciente. Questo calma la mente, rende quello specchio più limpido, quell'acqua del fiume più calma. Gli anni passano, i giorni passano,
giusto? E più è quello che abbiamo vissuto man mano che invecchiamo, che quello che troveremo domani. Cosa aspettiamo? Cosa stiamo attendendo? Il permesso? Chi ce lo deve accordare? Quello che tu e io ci porteremo con noi in quell'ultimo attimo sarà solo l'amore che abbiamo riconosciuto di essere e basta. Prima questo ti diventa chiaro e prima qualunque insegnamento come quello di oggi che stai ricevendo ti muoverà all'azione, non al ragionamento e basta. Va bene un po' di ragionamento se ti muove all'azione. Adesso ti parlo d'altro, ma non ti parlo d'altro. Nelle religioni, e parlo di grandi religioni, ovviamente non di sette o correnti più piccole, che sono apparse nell'umanità della storia che noi riconosciamo, c'è la prima grande cultura, che è quella induista. C'è Shiv Nataraji dietro di me, è una scultura meravigliosa. E da qui, dalla verità, il fondamento dell'induismo, Om Tat Sat, tu sei questo, tu sei assoluto, tu sei Brahman, tu sei Dio, come coscienza infinita, che appare in tutte le sue forme. Sono molto sciocchi coloro che credono che l'induismo sia politeista. Un induista rimarrebbe scandalizzato da tale affermazione, perché l'induismo è assolutamente monoteista, perché ogni deva non è altro che un aspetto dell'assoluto. Poi fiorisce, dopo qualche secolo, anzi qualche migliaia di anni, un essere che appare come il Buddha e prende la verità dell'induismo che si era addormentata in tanti rituali vedici di cui si era perso l'autentico significato, potremmo dire il succo vitale. Potremmo dire che nell'epoca del Buddha già l'induismo si era indurito, era diventato non più vitale, capisci? Non più vivo. E lui vede questo e cosa porta? Che cosa fiorisce? Fiorisce la compassione del buddismo. La compassione per la sofferenza, perché è vero che noi siamo Brahman, però è anche vero che è importante e necessario che cogliamo come questo assoluto non viene riconosciuto nelle forme. E questo genera sofferenza e possiamo avere compassione e amore per quella condizione di ignoranza in cui siamo immersi. Si dice che non ci sia stato mai qualcuno che sia stato un ricercatore così appassionato come il Buddha e che dopo tanti tentativi a un certo punto ha lasciato andare quella ricerca e l'illuminazione è caduta. E poi dopo solo 5 secoli appare il Cristo e porta la compassione del Buddha in azione, nelle opere. Ed è questo che in realtà distingue il messaggio cristiano dal messaggio buddista. Non che il messaggio buddista non possa portare a fare opere di bene, non mi fraintendere, ma è dentro il messaggio del Cristo che si trova questa importanza delle opere, di portare la compassione nell'azione. E questo non è un discorso religioso, assolutamente. È una descrizione di un movimento di coscienza,
Perché te ne parlo? Che se sembra che parli d'altro. Perché ti parlo di una discesa nella materia, dall'assoluto, nel cuore e nell'incarnazione cosciente, nel mondo. È il portare il cielo sulla terra. L'Om Tat Sat, l'Om Mani Padme Hum, e l'Io sono uno con il Padre mio. È un unico movimento in realtà, che non viene visto dallo sciocco. E per sciocco non sto parlando di chi non studia, ma da chi non vede che dietro c'è un unico Gurudev, c'è un'unica coscienza divina. Allora, dove stai tu in tutto questo? Hai intuito, non hai realizzato l'assoluto, il cuore è stato toccato, senti compassione. Adesso lascia che quella compassione entri in azione ed ama. Questo sarà il modo in cui pian piano si consumerà in te il senso di separazione. E quel riposare sulla sponda del cuore diventerà così ovvio. Capisci? Grazie. C'è qualcuno che vuole chiedere? E vi chiedo di fare, facciamo un'altra domanda su qualcosa che è la vostra esperienza diretta in questa introduzione, in queste parole che sono state dette. Forse dobbiamo accendere una luce in più. Grazie. Sembrava che volesse chiedere. In realtà... O dire, non so. No, mi ha colpito mentre traducevo all'inizio. Che mi sembrava come se la, cioè, come se la realtà vertiginasse. Cioè, per un attimo ho... Come se fosse un vortice. Sì, c'è stato un momento in cui ho dovuto dire ok, lascia che succeda, perché poi devo tradurre. Però mi sembrava come di essere trascinato via in qualche modo. Come se... sì. No, niente, mi ha colpito questa cosa. E poi a un certo punto era come se... quando chiudevo gli occhi era come se eravamo tutti in un solo punto. E quindi poi mi ritrovavo anche a parlare a bassa voce perché mi sembrava che fossimo tutti vicini. E quindi bastava sussurrare. C'era Nadia che non sentiva. Sì, mi dispiace. Ma... oppure... mi sentivo enorme e quindi... però era come se fossimo tutti quanti... Era una sensazione... sì. Comunque, è così? Sensazioni, mi hanno... Ok. Da dove nasce il satsang? Quando traduci,
E io ho tradotto per tantissimi anni il mio maestro, per 13 anni, quindi la Barbara c'era. È una sadhana stupenda, una pratica spirituale bellissima, perché nel tradurre tu un satsang, tu non puoi essere una persona, perché non appena sei una persona, tentenni, rallenti, sbagli, è impossibile. Quindi se ti lasci andare nel flusso della traduzione, ti accorgi che esistono solo le parole e poi non esistono più. E niente è reale, nemmeno quello che viene detto. E l'unica cosa davvero reale è questo spazio in cui accade quel turbine di parole e di colori, di forme, di persone. E che allo stesso tempo sei fermo, sei qui. Ora questo è vero sempre, ma non sempre la tua attenzione è su questo. Quella vertigine che hai sentito è la vertigine che la mente avverte. Verso cosa? Verso il tuo vero sé. Come vertigine appare. Perché la mente immagina di esistere nel tempo e nello spazio e quindi di avere una posizione in questo flusso, no? E quindi nell'accorgerti che non ce l'hai e nell'impossibilità di tenerla perché altrimenti non puoi tradurre, la mente sperimenta vertigine. Infatti è anche una cosa assurda. Questa cosa che hai detto, che, cioè, sembra di dire cose, cioè che le parole perdono di senso. E quindi però se provavo a grapparmi al senso, poi tentennavo, Tu eccetera. pensi che io sappia che cosa sto dicendo? Io guardo le parole apparire da anni, dal nulla, nel nulla, in ogni singola frase, senza la ricerca di un senso. Eppure hanno un senso. È che a me spaventa. Non mi riascolto mai, ma pare di sì. A me fa paura questa mancanza di Certo, senso. a chi fa paura? Devi perdere il tuo punto di vista come persona in favore del riposare proprio su quella sponda dell'infinito di cui abbiamo parlato prima. Chi ha paura? Colui che vuole esistere come persona. Come puoi essere un Filippo che pensa, che parla, che fa, che esegue e allo stesso tempo essere un canale di qualcosa che non appartiene a nessuno, che è azione impersonale? Non è possibile. Infatti è difficilissimo per un traduttore professionista tradurmi, è difficilissimo. Io chiedo di tradurmi solo a persone che sono miei studenti, come te. È l'unico modo. Perché non basta sapere l'inglese, è necessario avere un'attitudine di meditazione che si sviluppa nella frequentazione del satsang. E la tua vicinanza con me, perché ormai sei uno studente vicino, intimo a questo insegnamento, fa sì che quando tu sia in mia compagnia, sempre di più, tu non riconosca dove sei tu e dove sono io. Giusto? Sì. Sì, infatti, sì. Perché, un momento, scusa Carla, perché non c'è un me e un te. Io non parlo del satsang, capito? Ma sempre, anche con Sonia accade, no? Voi che siete di più con me.
ovviamente lei è un po' meno tempo, meno anni che mi seguo, ma più tu sei vicino a una guida e più quel senso di identità personale si spegne. E non è che tu diventi la guida, non diventi me, perché non c'è una me che devi diventare. Semplicemente vedi che non c'è né me né te. E questo accade in modo molto semplice, ordinario, nella vita di ogni giorno. Capisci? Più accade e più ci può essere quel brivido. E anche una difesa della persona, come col nostro amico ieri sera, no? Ti ha stupito la sua difesa della persona, perché in te non sta accadendo. Ricordati che potrebbe sempre accadere. A quanti è accaduto? Tantissimi. Anche persone che mi erano molto vicine, che sono sparite, assolutamente. Fino a che la mente non si è dissolta, si vigila. Fino all'ultimo respiro noi dobbiamo essere vigili. L'attitudine migliore è non avere nessuna ambizione al riguardo. Se posso darti un piccolo consiglio, il disprezzo di te che viene dalla persona e che è l'altra faccia dell'arroganza, perché solo se siamo arroganti abbiamo anche disprezzo di noi, no? Non ti aiuta. Dimenticarti di te, dissolverti in Dio, non è avere disprezzo di te. C'è una confusione lì. Questa confusione ti rallenta. Dovremmo guardare noi stessi come guardassimo una persona esterna. Dovremmo essere capaci di essere testimoni della nostra vita, della nostra sofferenza, del nostro agire, come se noi guardassimo la storia di un'altra persona. Solo questo è l'attitudine giusta per poter vedere certi errori. Un disprezzo di noi stessi, che magari non riserveremmo a un'altra persona, è una forma di identificazione. La mortificazione di te non è uno strumento di distacco. Devi vederlo questo. Grazie. Grazie. Facciamo tra poco una piccola pausa, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Io ho sentito una forte sofferenza quando, che è scolgata all'improvviso, non mi ricordo più. Ti ho visto. In che punto, e, perché mi sono resa conto di quanto vivo spesso lontana dalla sponda del cuore. E nello stesso tempo è sorta come una fiamma, un ardore a livello, proprio al centro del cuore, come connessione con te e di quanto c'è bisogno delle tue parole e della tua presenza in questo mondo, ma molto forte l'ho sentito, come non l'ho mai sentito prima d'ora. Tant'è che nella mia mente sono sorti pensieri, no, deve venire anche a casa nostra, deve andare in mille posti, deve essere presente ovunque. Pensa che io ci tenevo tantissimo l'altra volta a venire da a casa vostra per te e sono tanto felice che stasera verrò da te. Mi fa molto piacere. Sì, infatti. Perché sentivo che avevi bisogno di incontrarmi. Sì. Chiediti, non che tu non mi incontri, ma in un modo più da vicino. Chiediti, chi in te ne aveva paura o ne ha forse ancora un po' paura? Quale identità viene perduta se quell'incontro più intimo accade? Se posso risponderti, io sento che è la mia parte di vittima nella società.
perché è una cosa che quando la vedo anche nell'altro mi disturba tantissimo, ma la vedo molto bene che è lo specchio della mia parte che mi disturba e non mi fa contattare la mia vera essenza, cioè il mio diamante. Non lo chiude completamente e in quel momento lì, nello stesso momento in cui lo vedo, vedo che poi non è visto dall'altro e quindi scatta una sorta di contrasto continuo e io dico, ma io splendo, perché l'altro non mi vede? E poi sorge sofferenza, non comprensione. Quindi in questo momento, quando ho desiderato fortemente che tu fossi presente in ogni dove, io ho sentito, ho proprio visto la mia parte di vittima. Se incontri qualcuno che non crede nelle storie che tu ti racconti, lo vorrai ancora incontrare. Io non ho poteri speciali o doni speciali in realtà, sono solo un canale di un messaggio che non mi appartiene, che è noi, non appartiene a un me, capisci? Però so che sono presente nella vita delle persone che mi incontrano in questa funzione di insegnante in un modo che è al di là della mia immaginazione. A volte le persone mi sognano e nei sogni dico qualcosa loro, io non so che cosa gli dico, non ho idea, non ho responsabilità di quel sogno, mi sentono, mi percepiscono nella loro vita, anche se non ci vediamo e non ci sentiamo per anni, ma so che questa connessione cosciente che si crea nel satsang è al di là dello spazio e del tempo. E quindi, se nel sogno della tua vita questa figura in particolare ha questa funzione, almeno in questo momento, chi lo sa, forse fino alla fine dei tuoi giorni, ammesso e non concesso che io non muoia prima di te, non lo sappiamo, ma anche se io morissi prima di te, continuerebbe a esserci questo legame. E questo legame si estingue solo con il riconoscimento del sé. Se questa forma ha questa funzione per te, e non è una cosa che né io né te abbiamo scelto, è semplicemente qualcosa che la vita sta facendo, allora vedrai come questa forma avrà la funzione di pungolare, stimolare, accogliere, abbracciare, a volte in modo che sembra minaccioso per la mente, a volte in modo che sembra essere tenero, affettuoso per la mente, la parte più profonda di te. Vedi, la cosa più grande che noi desideriamo è essere liberi da noi stessi e di vivere da quell'amore che davvero siamo. E la seconda cosa che vogliamo di più, dopo questa, è che tutti lo vedano. Per questo è apparso quel desiderio in te prima. Ok. Grazie.